davvero felice di essere qui a Candia, in questo splendido lago, in un contesto naturale che è l'ideale per le nostre attività. Noi siamo uno sport che si fa all'aria aperta, questo è un'oasi, e grazie all'impegno della presidentessa Elisa, ma soprattutto anche grazie al comitato regionale Massimo Bucci che è qui a fianco a me, abbiamo ospitato una manifestazione con oltre 1000 partecipanti di tutte le categorie per i campionati italiani di fondo sui 5000 metri. C'è grande soddisfazione, come presidente sono orgoglioso perché tutto quello che stiamo facendo dimostra un costante sviluppo di tutte le attività. L'altro ieri la Federazione Mondiale ci ha aggiudicato i campionati del mondo di canoa polo del 2020 a Roma, quindi un ulteriore attestato di credibilità per la nostra federazione che non si ferma mai e che vuole essere sempre protagonista. Grazie soprattutto alle strutture territoriali e qui mi fa piacere avere a fianco a me e a dare la parola anche a lui, a Massimo Bucci, presidente del Comitato Regionale Piemonte. Grazie. Tra le tante cose che mi hanno fatto notare, sono veramente contento, è il campo di gara che viene apprezzato da tutti qui a Candia e dopo Mergozzo o alla pari di Mergozzo abbiamo un campo a livello italiano decisamente importante. Faremo ancora di più per migliorare l'accoglienza di tutti gli atleti per tutte queste gare che noi programmiamo. Grazie. Finalmente riusciamo a fare una gara con il lago piatto, e il clima non è eccellente, c'è una leggera pioggia, però le gare si faranno ottimamente, sulle gare dei 1000 metri abbiamo visto già dei buoni risultati da parte dei nostri atleti nelle varie categorie. Già abbiamo visto degli atleti che sono in preparazione a un buon livello e questo ci fa sperare bene per il futuro. L'organizzazione è ottima, anzi devo dire perfetta. Cosa devo dire? Che stiamo iniziando bene la stagione delle gare e spero che anche in altri siti ci sia la possibilità di trovare il lago così calmo e piatto. Nient'altro. Un saluto a tutti quanti di un bocca al lupo. Un saluto e un bocca al lupo a tutti quelli che sono presenti e quelli che sono a casa che ci vedranno attraverso questo video, e grazie a Gianluca che ormai è diventato il nostro amico che ci aiuta tanto con le riprese. Perfetto, grazie a voi, buona giornata. Ciao a tutti, sono Stefano Loddo. Benissimo. Da quest'anno tecnico delle squadre nazionali di velocità. Sono stato allenatore della Canottiera di Ticino, questa è la mia ultima gara in qualità di allenatore della Canottiera di Ticino. Non possiamo dire splendida giornata di sport perché comunque il tempo è stato inclemente con noi in questi due giorni, però una splendida giornata di sport per quello che stiamo vedendo in atto, perché ci sono 16 K4 ragazzi che stanno appena affrontando la gara, circa lo stesso numero dei K2 ragazzi, 51 K1 ragazzi. Un ottimo movimento che comunque sta venendo dalle categorie giovanili. Il lago è ottimo, è stato ottimo in tutti questi due giorni di gare, fatta eccezione per due finali di ieri che purtroppo sono state la gara del C1 1000 maschile, cioè del C1 in particolar modo, del K1 senior, che sicuramente sono state inficiate come prestazioni dal moto ondoso, però i ragazzi sono riusciti comunque a compiere delle ottime prestazioni. Un saluto e chiudi. Un saluto a tutti, in bocca al lupo e continuiamo a lavorare. Grazie. Allora, finalmente il sole dopo tanto fango e dopo tanta pioggia, ma indubbiamente questo non ha fermato i nostri ragazzi.
ieri ottime gare sui 1000, sono viste delle belle novità, delle belle buone prestazioni, chiaramente i tempi limitati a quelle che erano le condizioni atmosferiche, ma soprattutto un buon agonismo. Oggi abbiamo visto delle belle gare di fondo, anche animate da dei contrasti in giro di boa. Situazione che posso dire un po' di perplessità è che nel K1 Senio, la gara regina, non abbiamo alcun rappresentante delle forze di polizia, quali Fiamme Oro, Fiamme Gialle, Forestale, Carabinieri, Forze Armate, Penitenziarie, quindi ci fa pensare che la gara regina non può essere limitata a sole società. Un tempo chi vinceva il K1 era la gara più prestigiosa, quando ovviamente saranno scelte tecniche degli allenatori o degli atleti diversi. Ho visto un buon agonismo a livello Under 23 Junior e c'è da lavorare, quello sì. Auspico che il direttore tecnico e gli allenatori coinvolti facciano una profonda riflessione su quello che è l'aspetto del nostro livello, perché è importante poi, come sapete, con la giusta concorrenza si aumenta il livello delle capacità e prestazioni dei ragazzi che fra poche settimane saranno a livello internazionale dove difendere i colori a maglia azzurra. Aloha e buone cose. Dopo sarò in gara anch'io nella categoria Master, sarò con mio amico Tivaldo, 72 anni, cieco. Lui non ci vede ma io ci vedo e saremo insieme agli altri, quindi questo è lo sport che ci piace fare. Aloha. Allora, terzo posto K4 5000 Under 23 maschile, Canottieri Padova, Filippo Montaguti, Alberto Zago, Andrea Battistetti, Riccardo Mattiello. Secondo posto, Canottieri Amiene, Davide Marina, Alessandro Zampetti, Thomas Appusso e Simone Giorgi, Canottieri Padova, Matteo Cavessago, Samuele Beccaro, Michele Giacchetto e Matteo Strullato. Mi avete confuso voi della Canottieri Padova, siete troppi. Silenzio. Amiene è al primo posto. Quindi campione italiano è Aniene, Canottieri Aniene, Davide Marin, Alessandro Zampetti, Thomas Appuzzo e Simone Giorgi. Canottieri Arno, non fate troppe, non capisco più niente. Allora ripeto, il terzo posto della categoria K2 senior femminile va alla Canottieri Arno, a Giulia Paolicchi e a Eleonora Ghetti. Al secondo posto la Canottieri Padova, Federica Cavessago e Lara Persinotto. Al primo posto è Fiamme Azzurre, Sofia. Catch me, catch me, oh, catch me, catch me.
Something I need to get off my chest. DJ Sunny J is the top. What? You can't do it like this. What? I'm so crisp. What? You can't do it like us. We push it so hard, my man them get pissed. What? You can't do it like this. What? You do dance. What? You can't do it like us. We push it so hard, my man them get pissed. Kill it tonight. Keeping it tight. Living the life. Struggle and fight. Inside the club. I'm dying on my mind. For love, kill it tonight. Push.
see you know. Push, push. Let me see you go. Push, push. Let me see you know. Push, push. Let me see you go. Push it, push it. All the fellas. Push it, all the girls. Yeah.
offer nothing in return. I'm loving you by choice. I'm shaking cause I'm alive. I'm not afraid of fire. I still burn. The stars, oh, aren't you dancing to the stars? We changed the world with our hands. Oh, the stars, I wanna shoot my beating heart.
The Simpsons, the syndrome of Peter Pan.
No.